Eh sì, ragazzi, dovevo farvelo vedere anche Starfield. Doveva arrivare il momento di questo X-Test di Starfield, il titolo Bethesda che ha un po' rappresentato il settembre 2023 e noi lo proviamo nel 2024. Allora, benvenuti, tanto per cominciare, ho fatto questo inizio un po' così. Benvenuti su Xbox Zone e Game Pass, canale dei boxari fatto dai boxari. Adesso ora sto registrando un po' di X-Test perché devo rimettermi in pari. Starfield. Allora, Starfield, questo non è una recensione e non è un X-Play, quindi io non parlo del gioco, magari ne parlerò, ma non è che ve lo descrivo tutto. Tanto lo avrete già, però lo analizziamo tecnicamente insieme al mob. Beh, inizio una nuova partita insieme a voi, anche se io ci ho già fatto diverse ore, ma ora non vedo il senso di farvi vedere la mia partita in mezzo a chissà. Vabbè, partiamo dall'inizio, dai. Allora, questo è Starfield. Titolo che, beh, in realtà io ve lo faccio vedere perché si fa l'X-Test, ok, ma questo è un titolo che bisognerebbe parlarne veramente, perché secondo il mob è stato un po' vittima di un oscurantismo, perché è stato relegato anche nelle valutazioni, nel mondo dell'8, dell'80, è stato snobbato agli awards. Sono tutte cose che non vanno bene, perché è un grandissimo titolo, secondo me è un grandissimo titolo, un grande ritorno di Bethesda dopo Fallout 3, però, perché il 4 non tanto. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time and Bene, you'll è find. in inglese, non Follow vuoi my neanche one cercarvi simple la rule. lingua perché non c'è la Hello, lingua what's my italiana, one simple anche wish perché to the c'è una land? quantità di Boss babe dialoghi knows best. mai visti nella Exactly. storia, quindi Listen to sì, me. Mining's just like any è other in job. inglese, Go steady, go sottotitolato in safe, italiano. go home with a pocket full of credits at the end of Poi the day. possiamo già dire che Yeah, va a totally. It's 30. just like now Va a working with 30 anche startups, su serie except X, with questa more cave-ins, è la serie, lasers, and versione accidental serie S, quindi dismemberment. non c'è Very nemmeno helpful. lo scandalo Thank qui. you. Va Yeah, proprio you're a gonna be 30, fine. finché Your first Bethesda hour un was solid. giorno And non you know what's deciderà odd? Today is only astrophysics. aggiungere anche una That's why modalità a I keep him 60. around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. Comunque, Shame we bellissimo won't find graficamente, any si vede down già da there. qui, But the guardate metal quanto sono deposits migliorati con i alone modelli should pay for our own poligonali. helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one Ecco, ember una to solar cosa un po' system to the fastidiosa però, next. che non Hey, so se è one legata al good mio rule's one televisore e non rule. so se Yeah, andrà in so excitement acquisizione. repeats itself. Ecco, l'avete presente sti No due more che unauthorized parlano? jumps in Sarà outer così per space tutto il again. gioco, quindi We still have the big preparatevi. baby. Se Yeah, non our vi world piacciono le persone sucks. loquaci, cascate You know, male. most dusties don't even Ma make it cascate this male far. anche col I mob. have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave the Dicevo, platform. no. Quando lei smette di parlare, adesso magari vi spiego cos'è che non mi piace, ok? Siamo a posto? Hai detto quello che dovevi dire, posso parlare, grazie. Allora, quello che non mi piace è. Okay. We're good, Scott. How are we on time? State A little longer. Wrap it up. bene zitti, signori, per favore. Always. But not you. Io non ci vado lì, mi stanno antipatici sti Heads up due. on the breach. I don't feel like getting killed last Questi time. io vado a cena, torno e come se sono ancora a parlare sti due. Keep your breathing steady. Vado fuori, Never vado in forget your discoteca, promises. torno e loro sono sempre a parlare. Promises E a are me made of provo. rock. Guardali! Yeah, Guardali! on a rock with breathing left. Cioè io vado via, vado. Loro sono ancora a parlare laggiù, vi rendete conto? Lo volete in italiano, lo volete? Parlate in italiano, lo Talk like volete? this and you'll be out. Guardali! Cioè. Breathtaking. No, via, dai, incredibile, incredibile. Incredibile, hanno parlato per 3 ore. Se uscivo continuavano a tornavo continuavano a parlare. Guarda che sciaderino. Chiedo scusa, questo sarà un X-Test poco serio, mi sa, temo. Comunque vabbè, tanto l'avete giocato tutti, questo X-Test io lo faccio per archivio. Perché dopo una lunga pausa assolutamente ingiustificata non ho potuto fare l'X-Test, quindi lo voglio mettere in archivio questo.
per avere l'archivio dell'X-Test, quindi... Oh, guarda che bellezza qui. Allora, quello che non mi piace un po', ci deve essere qualche problema con il gamma, perché ripeto, non so se manderà in acquisizione, ma è tutto chiaro, tendente quasi al grigio. Io qui non ce l'ho il nero, è contrastato pochissimo, piatto. Guarda che bellezza. E non so nemmeno... Forse può riparare sta cosa, spero si possa riparare, perché... Contrasto. Perché avevo il contrasto al minimo? O che è successo? Signor Anderson. Non so che è successo qui, Ah, peggio di... Mamma mia, era meglio prima. Oh mio Dio. Non è affatto migliorata la situazione. Anzi, è molto peggiorata. Ma è... Che vi devo dire? Usare, atteniamoci... Atteniamoci alle istruzioni. Che vi devo dire? È strano. Qui non è facile da... Densità grana pellicola, attiva sfocatura. Vedete, questo comunque l'avevo disabilitato. Possiamo anche metterlo, se... ultimo tentativo, perché non voglio fare un X-test su... Però c'è qualcosa che non va qui, signori, non è possibile. La gamma qui è da rivedere. Lasciamo perdere. È da rivedere la gamma, carissimi, perché non... non va bene così, Speravo, tra l'altro, che l'avessero riparata sta cosa, perché è da un po' che non ci metto le mani sopra. Questa è l'introduzione, ovviamente, con questi due che si sono zittiti per miracolo. Comunque sì, è molto molto migliorato da... dai precedenti titoli di Bethesda. Esatto. 30 fotogrammi, ma non cede, vedete, non cede, non cede. Guardate che io questo per curiosità lo... Non è possibile. Ma è supervisora Lynn, ma lei quando si toglie il casco la sera non gli brucia un po' la gola? Non c'ha un po' la gola secca per quanto ha parlato, li mortei? Ma non c'è la lingua un po' bruciata da quanto parli, te? Ma quanto parli? Sono uno stalker. No, lei è ancora lì che parla. Io vado via, torno e lei allora lì che è ancora lì che parla. Mi dice, ma dove sei andato? Non mi ascolti. No, ma è bello, è bello. È molto bello. 30 senza... Guardate che dicevo, vi distraete a buzzare, mi distraggo. Io l'ho provato su un PC e non girava fluido per niente. Faccio qualsiasi cosa che ti faccia stare zitta, cioè quella qualsiasi cosa che ti stai zitta io la faccio. Va bene, signora? Devo andare anche a lavorare, guarda qui che pitagrama. Ma chi ti ha detto niente? Ma chi ti conosce? Grande Bethesda, cioè passi davanti a un personaggio, non mi rompere. C'ho da fare. Ma chi te sei? Io lavoro pure, guarda che minatore sono. Sono un minatore modello. Oh, lui me li passa accanto, lasciami stare. Ma chi ti sink? Cosa vuoi? E lei parla. Parla. Ha visto come lavoro bene? Ah, sono con te? Che felicità! E se gli sparassi col martellone? Col laser da minatore, mi arrestano. Ma almeno sta zitto. Finalmente un po' di grafica, signori. Ma bellissimo. Ma bello graficamente. Questo su PC, signori e fratelli. Hela, get the readings. Yeah, about
Non... è tosto farlo girare bene, è tosto. Ma io non vedo nero, vedo grigio. Vedo grigio. Aspetta un attimo. Allora, questo ovviamente è pre... mamma, ora casco di sotto. Cioè, sarei veramente il minatore più pirla. Oh, grazie che mi dà una torcia. Grazie, signore, grazie. Della serie, so che sto per ficcarmi nei guai, ma chi se ne frega. Sono un minatore un po' scemo. Eccolo lì. Lui trova questo oggetto e parte tutto da qui, eh. Lui sta facendo, è uno che sta facendo il suo lavoro, come Spider-Man che viene morso dal ragno, assume, acquisisce superpoteri. Lui lì ha fatto il suo lavoro, ma lo fa sul minerale sbagliato e da qui parte su tutto il gioco. Invece non parte niente perché non si rompe. Sì, vabbè, scusate, sono un po' rinco mob. Va bene. E parte tutto da qui, signori. Parte tutto da qui. Da qui capiscono che te sei sulla fiducia, sei l'eletto. E quindi devi girare il mondo. Tutti gli universi, perché te sei l'eletto. Parte un po' così. Adesso qui ci sarà la creazione del personaggio. Si può scegliere sesso, aspetto, tutto. Qui è già meglio, sono sempre due, simpatico. Non ha danni mentali, aspetta a dirlo. Va bene, adesso questo è il pretesto per il l'editor, ok? Ma noi qui non tocchiamo niente perché ci sono 7000 miliardi di parametri. Non si tocca nulla, va? Ci hanno dato una bella signora, si va con lei. Ah sì, però questo va visto, perché fa ridere, la guardate. Background. Ah, il volto lo lasciamo. Queste sono le caratteristiche da RPG, ma siccome parliamo di Bethesda, che sono dei mattacchioni. Ci sono dei perk che fanno veramente ridere, tipo casa da sogno. Possiede una casa lussuosa e personalizzabile su un pianeta tranquillo, su cui purtroppo però grava un mutuo di 125.000 crediti con la Gale Bank da pagare settimanalmente. Insomma, con questo avete la super casa, ma la dovete pagare. Ma uno dei più divertenti è cose da figli, per tutti i mammoni interplanetari. I tuoi genitori sono vivi e vegeti e puoi andare a trovarli quando vuoi, ma ogni settimana invierai loro automaticamente il 2% dei tuoi crediti. Vi sembra una trollata? Non avete la minima idea di cosa vi aspetta se selezionate questo. Ve lo lascio, ma è fantastico davvero. Volevo farvi vedere questo, è uno dei più divertenti, poi è pieno, eh. E sono cose che effettivamente influenzano il gioco, eh. Perché cambiano tanto. Sto mettendo roba a caso, perché comunque lui mi obbliga, se non vado avanti. Lei, mi piace chiamarmi lei. Deve essere nominata. Vabbè, non ti incavolare, la chiameremo Boxara, eh. Non mi sembra male come sorella Boxara. Mi sembra che abbiamo perso delle sorelle Boxara nel canale, c'erano delle sorelle che non scrivono più. Nome Boxara. Va bene, dai, non va bene neanche così, ma porca miseria. C'è un nome più bello. Ora basta, dai. Ora salto i dialoghi, perché questi parlano. Oh, vediamo se ce la fanno vedere. No, c'era un modo di usare l'inquadratura esterna. Eccolo, vedi. È molto regolabile, eh? E per una volta tanto l'inquadratura in terza persona è utilizzabile. Che per Bethesda non è scontato per niente, eh. Questo è il menu. Poi dopo hai voglia qui. Hai voglia, ci sarà tutto il menu interplanetario. Ora schiatto dietro una porta e finisce tutto. Ma qui era... non era all'inizio, non me lo ricordo. No, no, non mi torna. Non dovevo tornare qui, sicuramente. Sto già sbagliato.
caricamenti, sono lamentati molto anche dei caricamenti perché carica tanto, non è quei giochi. Vedete che questa è la gag suprema del mob, va sempre nella direzione opposta. No, che effetto, questo è fatto benissimo. Sì, la gag del mob va sempre l'opposto dove deve andare. Ma comunque è carino che mi hanno dato la possibilità di tornare nella miniera. Mi mancava. Sì, certo, ovviamente. Che poi c'è un'altra cosa divertentissima, che cioè tu puoi scendere in un pianeta senza assolutamente tuta e ovviamente il personaggio comincia a fare dei versi incredibili sullo stile di Atto di Forza, quello con Schwarzenegger, e il gioco che ti dice gentilmente: io fossi te metterei una tuta. Fantastico. Buxara, ma che nome. Casco. Bene, siamo pronti. No, non le parlare, per carità. Non le parlare. Guardate che questa era la Bethesdata, come la chiama il mob. Cioè quel punto in cui... Però è ridimensionata in questo gioco. Era dove, quando ti faceva vedere tutto questo mondo meraviglioso, tutto l'open world, dopo averti costretto per un'ora in un tutorial angusto, in una cantina, in un garage, in un vault, in un bunker, e poi dopo ti presentava tutto l'open world tipico di Bethesda. Io l'ho rinominato Bethesdata, però qui è ridimensionato perché c'è una pseudo sezione. In realtà c'è questa cosa divertente che ti permette subito di partire con la nave. Cioè proprio libertà immediata, subito una contro Bethesdata. Ora scende Vasco, mi ricordo c'è Robo Vasco, eccolo, la vera star del gioco. Non li faccio manco scendere. C'era Vasco. Non c'è Vasco. Non c'è Vasco? Va bene. Non c'è Vasco. Supervisore Barrett. Comunque guardate ragazzi, è assolutamente... Qui mi pare ci sia anche uno scontro a fuoco. Comunque... fluidissimo, nessun problema, però 60 fotogrammi, ragazzi. Sì, ciao. 30 fotogrammi, non va a 60 su nessuna console. La definizione è molto molto buona, direi. Qui siamo a 1080p, ma sicuri, guardate la nave come è pulita, ve lo faccio vedere con la scheda d'acquisizione. Guardate la nave, che meraviglia. È una piccola meraviglia tecnica questo gioco. I 60 frame è un sacrificio che si può fare, signori, possiamo accettare questo sacrificio quando hai i 30 fotogrammi fluidi senza nessuna esitazione. Ricordate il mob, questa è la cosa più importante. Vedete che poi non ci sono nemmeno su Serie X, probabilmente anche Serie X prima o poi dovrà scendere a compromessi col frame rate. Non vi impuntate 60 fotogrammi, 120, 144, sempre e comunque. Se si possono avere, sono ben accetti. Se non si possono avere, da quei refresh. L'importante è che sia sempre fluido. Ok, adesso non vado avanti. Eccolo qui, faccio vedere Vasco. No, non ve lo faccio vedere. Basta, questo era Starfield per l'X-Test di Xbox Zone. Sono contento di essere riuscito a farvelo vedere, fratelli Boxari, e parliamone pure su cosa ne pensate, se per voi questo è un gioco da 8 o da 9, da 8 e dintorni o da 9 e dintorni o da 10. Dite, sono curioso. Nel frattempo però mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e niente, ci vediamo sui commenti, ciao!